Oggi vediamo insieme le verdure pressate. Sono un classico della cucina macrobiotica. Sapete che in macrobiotica il crudo non è visto con tutto questo entusiasmo, amore, benevolenza, insomma, è un po' il demone. Quindi, che cosa è stato inventato fondamentalmente? Per yangizzare la verdura, che di natura è più yin, si aggiunge del sale e della pressione. Quindi pressata perché proprio le verdure devono essere schiacciate e del sale perché questo fa in modo di perdere la parte liquida della verdura e di conseguenza renderla leggermente più yang. La cosa interessante sicuramente è che quando si mette la verdura a pressare la si lascia a temperatura ambiente per almeno 2-3 anche 4 ore e questo farà sì che si innesca anche una micro fermentazione, che non è come quella del krauto, ma diciamo che può essere uno starter. E di conseguenza questo fa sì che la verdura sia più digeribile e che la sua disponibilità di sali minerali sia più alta. Cose importanti da sapere. Allora, la verdura deve essere sempre tagliata molto fine, tendenzialmente julienne, e deve essere, cioè più fine è, più è facile pressarla. Questo è il concetto di base. Tre condimenti diversi per fare queste verdure, ossia il sale classico, che in teoria andrebbe tostato prima, l'acido di umeboshi e, se volete, la salsa di soia o di cecio di lenticchia, insomma, a seconda dei casi. Comunque un condimento salato. Questo condimento salato servirà per appunto a far perdere la parte liquida. E dopodiché, anche se non avete il pressaverdure classico, che è quel coso di plastica così, non ce l'ho qua, dove praticamente mettete le verdure, mettete il sale o i vari condimenti e poi c'è una vite che schiaccia tutta la verdura. Quindi se non avete quello potete tranquillamente usare due bacinelle, una più profonda e una un po' meno profonda, basta che si incastrano perfettamente e mettete un peso e così vi siete risolti il problema. L'altra cosa che potete fare è anche un mix di verdura. Di verdure se ne possono usare tante, tipo carote di tutti i colori, tutte le rape fondamentalmente, rapanelli, sedano rapa per l'appunto, tutti i cavoli cappucci di varie forme e colori. Potete utilizzare anche gli asparagi e i carciofi, che sono molto interessanti così pressati, e potete utilizzare insieme, se volete, anche della frutta, che di solito pressato da Dio ci stanno sempre le mele, questa è una certezza assoluta. Ok, io oggi vi faccio vedere una versione base con le carote, dove semplicemente utilizzeremo sale integrale e succo di limone, e poi le metterò a pressare. Vediamola.